del primo giovane talento. Lei è una ragazza di 30 anni, si chiama Alessia Bertolotto, si è inventata Sonita. Alessia sta pianificando la creazione di un'azienda di automobili che avvierà la produzione nel 2014 con nuovi modelli di auto elettriche. Un pieno costerà 3 euro. L'azienda nascerà in Piemonte e produrrà 9 linee di automobili elettriche. Prego Alessia. Buongiorno a tutti, grazie molte a Forza Italia e all'onorevole Calabria per avermi invitato qui. Beh, innanzitutto partiamo dal significato di Sonita. Sonita significa appunto sono italiano, sono italiana, e questo credo che sia la cosa più importante per noi giovani che vogliamo fare. Che vogliamo dire a questa Italia: noi ci siamo, vogliamo continuare a rimanere in Italia con strumenti però che ci consentano di essere competitivi in questo paese. Quindi Sonita significa sono italiano e voglio portare la mia italianità, quella positiva, non solo in Italia ma in giro per il mondo, con ricadute positive sia sull'ambiente che sull'uomo. Due sono i motivi che mi hanno portato a fondare questa società un anno fa. Faccio una piccola premessa: le aziende che producono un qualunque tipo di prodotto, per fare questo prodotto devono necessariamente fare della CO2, inquinano. Quindi che cosa fanno le aziende più virtuose? Devono o piantare degli alberi, per esempio dall'altra parte del mondo, oppure acquistare dei titoli di efficienza energetica per far sì che le loro emissioni di CO2 si vadano proprio a annullare. Siccome l'azienda per cui io lavoravo prima e lavoro ancora oggi, oltre a Sonita, produce un humus, che è un humus di qualità, dove all'interno è incastonata la CO2, perché è formato da letami selezionati che vengono lavorati, ho pensato, però questo è qualcosa di eccezionale, perché io dentro quello che ho raffigurato come un mattoncino ho la mia CO2 incastonata. Devo trovare un prodotto a cui poter abbinare questa mia CO2 per equiparare le emissioni che questo prodotto dovrà fare necessariamente in fase di costruzione del veicolo. Dovrà però essere un prodotto ecocompatibile. Ecco l'idea di Sonita, quindi di un veicolo elettrico, economico, ecologico, elettrocar. Il nostro progetto si chiama appunto Sonita e il car, che ovviamente non farà CO2 durante la sua vita, però per essere costruito la farà. E le sue emissioni di CO2 saranno proprio azzerate da questo humus che verrà donato e dato in dotazione all'acquirente finale quando acquisterà il veicolo. Sonita è straordinaria proprio perché è versatile. Versatile cosa significa? Avete visto prima nel video che può diventare tanti modelli diversi, ma non sono modelli a sé stanti. Sono un modello, il modello van per esempio da lavoro, quello che potrebbe usare l'elettricista, l'artigiano o colui che per esempio deve portare delle medicine in centro alle città. E poi nel momento in cui vuoi utilizzarlo invece come un mezzo per il tempo libero o da utilizzare con la famiglia, andando semplicemente su internet, sull'e-commerce, tu potrai acquistarti due sedili, il vetro per esempio, e farlo diventare la Sonita City Car, fino a 9 modelli che vedete qui di fianco a me. Questo è molto importante nel periodo che tutti noi giovani stiamo vivendo, che è un periodo comunque di crisi, non solo economica, ma anche una crisi sociale. Pertanto il poter dire non devo più, per poter lavorare, per il tempo libero, avere due veicoli diversi, ma averne uno solo che può farmi fino a 9 modelli, credo che sia insomma l'unicità di Sonita. Poi Sonita ha tante altre caratteristiche che qui purtroppo, visto il tempo stretto, non posso raccontarvi, però sicuramente il progetto ambientale, che è quello fatto in questo mattoncino di CO2, è il progetto sociale. Il progetto sociale di Sonita è quello che noi vogliamo ricreare il lavoro di bottega, quindi non la logica della fabbrica, ma sapendo che c'è un mondo dell'automotive che è molto in crisi, con persone
persone molto capaci che hanno una sessantina d'anni e che ancora possono dare molto al mondo, che però sono considerati diciamo pensionati, questi signori ricreeranno il lavoro di bottega insegnando un mestiere ai giovani, i quali almeno dopo 5 anni a loro volta lo potranno insegnare a degli altri giovani. Quindi e daremo la possibilità a tutti i giovani dopo 5 anni di formazione di poter clonare la sonita italiana in giro per il mondo, quindi per il made in Italy dell'essere imprenditore. Ovviamente sonita è 100% italiana, tutti i materiali saranno reperiti in Italia, troveremo all'estero solo quello che non potremo recuperare qui. Oggi siamo in una fase ovviamente di ricerca di partner finanziario, siamo arrivati fino alla prototipazione con le nostre forze, stiamo ricercando un partner. Ci hanno richiesto dall'America di iniziare a farla là e noi gli abbiamo detto no, noi siamo italiani. Grazie Alessia, super complimenti. Grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti e in special modo ai nostri giovani talenti. Vi ho chiesto all'inizio di esprimere la vostra preferenza per chi vi aveva convinto di più. Ecco, visto che si è trattato di una preferenza indiretta, io chiedo a Fabio, che ci ha assistito per tutta la mattinata in questo primo pomeriggio di preferenze, di lanciarci sulla grafica ciò che è stato il risultato di voi, di ciò che vi ha convinto. Sonita, chiedo di salire sul palco ad Alessia. Alessia è la vincitrice di questo bellissimo momento, è stata una ragazza coraggiosa, una ragazza che è intervenuta per prima e che ha convinto tutti con la sua semplicità, la chiarezza e la forza della sua idea. Chiedo la targa, perché c'è una targa, come nelle migliori Grazie. Occasioni. Vieni Alessia, vieni accanto a me. La targa di noi e la forza dell'Italia. Grazie. C'è qualcosa che vuoi dire? Beh, intanto la ringrazio moltissimo per avermi invitato. E Dammi del tu però. Ti ringrazio molto. E sicuramente la forza che hai infuso in me l'hai infusa in tutti questi giovani per quello che fai e per quello che porti avanti. Grazie a tutti voi. Grazie. Grazie Alessia. Grazie. Mi auguro che Sonita veramente possa il prossimo anno iniziare la produzione industriale, quindi sviluppare e portare non solo in Italia ma in giro per il mondo il sonno italiano. Grazie. Sicuramente lo farà e la giovane Italia sarà al tuo fianco, sempre. Grazie. Grazie Alessia. Gente
sentirci più grandi, grandi.